Puntata di Polifemo, l'occhio di Abate, di venerdì 6 novembre, anteprima di Polifemo alle 20:30, Polifemo parte alle 21, una puntata interamente dedicata all'impegno sindacale dell'USB, Unione Sindacale di Base, varie le tematiche che affronteremo, parleremo ovviamente di occupazione, dei diritti dei lavoratori, parleremo di ambiente. E due realtà davvero pesanti e anche inquietanti. Parliamo dell'ILVA e parliamo di teleperformance. Come mia abitudine, come abitudine ormai stratificata nei decenni, qui non, a Polifemo non ci sono sconti per nessuno. I lavoratori devono lavorare, devono portare il pane a casa, devono produrre, ma devono anche vedere rispettati i propri sacrosanti diritti. Così come noi cittadini vogliamo vivere e vogliamo far sì che tutti quanti lavoriamo, ma rispettandolo, facendo sì che venga rispettata la nostra vita, il nostro diritto a vivere e a esistere in condizioni di salute decenti, condizioni decenti, lo ribadiremo 10.000 volte. E allora che dire? Venerdì 6 novembre, la puntata principale, principe di Polifemo, e due repliche, ne abbiamo aggiunta una. Domenica 8 novembre alle 14:30 e mercoledì 11 novembre sempre alle 14:30. Dicevano i latini repetita iuvant, così chi non l'ha capito la prima volta lo capirà meglio la seconda e la terza. Ospiti davvero battaglieri, incominciando dal patron, per così dire, da Franco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Avremo Irene Aloisio del coordinamento provinciale dell'USB per teleperformance, stesso ruolo per Nancy Scarci e poi Francesco Marchese, RSU dell'USB per teleperformance, Domenico Portulano, coordinatore provinciale dell'USB per il settore telecomunicazioni e Giuseppe Maniglia, RSU USB per teleperformance. E allora? Non vi resta e non ci resta che metterci comodamente in poltrona, azionare il telecomando, canale 93 del digitale terrestre, viva la Puglia Channel, Polifemo, l'occhio di Abate. Un'informazione davvero libera, costi quel che costi.